La maestosa rocca maggiore si staglia sul colle che sovrasta Assisi. Imponente fortezza medievale, fu fatta costruire nel 1365 dal cardinale Egidio Albornoz, allora impegnato nella sottomissione delle principali città della penisola. È tradizione non ancora accertata dall'archeologia che la vetta del colle fosse occupata da una acropoli sin dall'epoca più antica. Devastata questa nel 545 dal re goto Totila, la rocca fu ricostruita una prima volta in seguito alla conquista di Assisi da parte delle truppe imperiali, guidate da Cristiano di Magonza nell'anno 1174, per essere nuovamente abbattuta nel 1198 al fine di impedire che cadesse nelle mani di un governatore pontificio. La fortezza voluta dall'Albornoz fu più volte ampliata con l'aggiunta di bastioni. Da ultimo, il possente torrione cilindrico presso l'ingresso voluto da Paolo III Farnese, subendo infine le devastazioni apportate dalla popolazione in seguito all'Unità d'Italia. Il complesso si articola, come spesso avviene in questa tipologia di fortificazioni, su di una cinta trapezoidale con torri angolari che racchiude il cassero quadrilatero sul quale si eleva l'alta torre quadrata del maschio. Da qui si gode uno stupendo panorama della città e della Valle Umbra, da Perugia a Spoleto. Leggendario è poi il soggiorno avvenuto nel 1177 di Federico II di Svevia, giovinetto affidato per l'educazione al duca di Spoleto, Corrado Lutz. Dal cortile centrale è possibile visitare le stanze di servizio e quelle dell'intera rocca, allestita con costumi, utensili, armi medievali e una ricca mostra fotografica che celebra il calendimaggio di Assisi, con cui si festeggia il ritorno della primavera e il rinnovarsi del ciclo della vita. Thank you.